Bentornati all'appuntamento settimanale con TG Tech. Scopriamo subito insieme quali sono le notizie protagoniste dell'edizione di oggi, 14 maggio 2009. Max multa da 1 miliardo di euro per Intel. Intel svela i piani per il 2009 in ambito PC portatili. Microsoft testa il sistema di update di Windows 7. Disponibile un client Facebook per Microsoft Windows Mobile. HTC Magic disponibile per i clienti italiani Vodafone. Nuovi navigatori Move Spirit da Mio Technology. Apriamo l'edizione di oggi con l'intervento di Alessandro Bordin per le notizie dal mondo Intel, tra cui quella relativa all'imponente multa da più di 1 miliardo di euro che Intel ha ricevuto dalla Commissione europea. Brutte notizie in arrivo da Bruxelles per Intel. La Commissione europea ha infatti inflitto una multa di oltre 1 miliardo di euro ad Intel per abuso di posizione dominante e pratiche anticoncorrenziali illecite. Intel è stata riconosciuta colpevole fondamentalmente di aver pagato sia catene di distribuzione sia produttori per avere l'esclusiva o quasi di prodotti equipaggiati esclusivamente con processori e chipset Intel. Intel, per esempio, avrebbe pagato Media Saturn Holding, detentrice dei marchi MediaMarkt e MediaWorld, per avere a scaffale prodotti esclusivamente equipaggiati con processori Intel nell'arco temporale tra l'ottobre 2002 e il dicembre 2007. Intel è stata riconosciuta colpevole anche di altri fatti illeciti che però tratteremo in un apposito approfondimento. Passa quasi in secondo piano, nonostante sia importante, la notizia riguardante la roadmap dei prodotti Intel nel mondo dei PC portatili. Arriva direttamente dall'Oriente, precisamente da Taiwan, una roadmap riguardante i prodotti Intel destinati al mondo dei PC portatili. A partire dal terzo trimestre, quindi più o meno da quest'estate, vedremo l'esordio delle prime piattaforme Calpella, che è il nome in codice scelto da Intel per il successore di Montevina. Si parla dunque di PC portatili di fascia medio o medio alta, che avranno un display compreso tra i 15 pollici e i 18,4 pollici, che vedrà per la prima volta l'integrazione di processori basati su architettura NILEM. Il prezzo stimato di partenza è intorno ai 1.200 dollari USA. Scendendo man mano nel listino, faranno l'esordio i processori denominati CULV, lo pronunciamo in italiano, che è più semplice, che sta per Consumer Ultra Low Voltage, fondamentalmente dei processori con un design molto ridotto, studiati per essere integrati in PC portatili particolarmente sottili e leggeri. Consumer indica che questi prodotti non saranno più appannaggio delle fasce elevate di prezzo dei portatili, ma potranno essere integrati in soluzioni più economiche. Si va invece verso l'autunno per la presentazione di nuove piattaforme Atom, quindi destinate al mondo dei netbook. Sebbene sia ancora presto per capire se questa data verrà rispettata o no, perché sembra che sia atteso il lancio del sistema operativo Microsoft Windows 7 per dare appunto il via a un nuovo filone di netbook. Microsoft ha rilasciato 10 aggiornamenti dedicati al nuovo sistema operativo Microsoft Windows 7, da poco entrato in fase Release Candidate. In realtà Windows 7 non ha bisogno di una mole così elevata di aggiornamenti, ma Microsoft ha voluto simulare un massiccio aggiornamento di sistema. Ad essere sotto esame in questo caso non sono gli aggiornamenti stessi, ma il sistema di aggiornamento automatico di Microsoft. Stando a quanto riportato sul blog ufficiale di Microsoft, i 10 aggiornamenti non introdurranno alcuna modifica o correzione al sistema, ma serviranno solo come test. Un'iniziativa analoga venne effettuata il 24 febbraio scorso e in quel caso coinvolse Windows 7 in fase beta. Facebook negli ultimi mesi ha sperimentato un successo davvero planetario, tanto che alcuni utenti non possono più fare a meno di aggiornare il loro status anche in mobilità dal cellulare. Dopo l'annuncio fatto a marzo, ora anche gli utenti di smartphone basati sul sistema operativo Microsoft Windows Mobile hanno a disposizione un apposito client da installare sul loro cellulare per condividere foto e contenuti, con modalità del tutto simili a quelle del PC. Tra le novità, la possibilità di condividere direttamente dal cellulare anche i contenuti video.
Anteprime, annunci, lanci ufficiali. Dopo tutto l'iter, finalmente Vodafone Italia ha reso disponibile anche per il mercato italiano l'HTC Magic, cellulare basato sul sistema operativo Android. Vodafone Italia offre HTC Magic a tutti i propri clienti, sia ricaricabili che in abbonamento, con un'ampia gamma di offerte e di piani tariffari. Il terminale viene proposto da 0 a 149 euro in abbonamento biennale, con un canone che raggiunge però anche i 150 euro mensili. Il prezzo del terminale per i clienti ricaricabili è fissato invece in 449 euro. Sarà da verificare se i prezzi così elevati di canone e terminale non scoraggeranno parte degli utenti oppure se la novità Android sarà in grado di trascinare le vendite verso l'alto. Mio Technology ha rinnovato la sua gamma di navigatori satellitari, ora basata sulla nuova versione del software Spirit. Questo software promette facilità d'uso dell'interfaccia touchscreen e buone prestazioni grafiche. La nuova serie vede nel Move Spirit 300 il modello entry-level. Si tratta di un navigatore satellitare con display da 3,5 pollici, disponibile con prezzo a partire da 129 euro. Più in alto nella gamma troviamo Move Spirit 500, dotato di ampio display da 4,7 pollici, con nuova interfaccia slide touch e visualizzazione through map del percorso, una visualizzazione studiata per avere una visione chiara della mappa, senza elementi che possano distrarre il guidatore. Tra le funzionalità pensate per rendere più facile la guida troviamo poi la visualizzazione degli svincoli in tre dimensioni e l'assistente di corsia. Le stesse caratteristiche sono racchiuse anche nei 14,5 mm di spessore del Move Spirit Flat, disponibile a 299 euro con mappa europea, connettività Bluetooth e l'accesso ai servizi Google Search. Caratteristiche condivise anche dal Mio Technology Move Spirit 735 TV, che integra un display da 7 pollici e un ricevitore DVB-T per la visione della TV digitale terrestre. Anche per questa edizione di TG Tech è tutto, vi rimandiamo alla prossima puntata.